Abbiamo ancora presente nella mente la ricca ed articolata mostra antologica che dal 27 settembre al 10 novembre 1991 la città di Bologna aveva dedicato ad Alberto Burri nelle sale del Palazzo Pepoli Campogrande, comprendente 250 opere dell'artista, nato il 12 marzo 1915 a Città di Castello, in provincia di Perugia, è venuto a mancare il 13 febbraio 1995 a Nizza, come altrettanto memorabile è stato l'omaggio postumo riservatogli dal 17 novembre 2005 al 16 febbraio 2006 alle scuderie del Quirinale di Roma, in ricorrenza dei 10 anni della morte. Di poco precedente le altre rassegne allestite all'Accademia Raffaello di Urbino, a Bologna e a Firenze. Dopo la scomparsa di Giorgio De Chirico e di Renato Guttuso, Burri è stato additato come il più grande artista italiano, di certo il più coraggioso, originale ed inquieto che il nostro Novecento abbia prodotto. Ha lasciato questo mondo all'età di 80 anni, in quel lembo della Francia meridionale dove si era trasferito nel 1991, non tanto per godere di un paesaggio decantato da tutti come un paradiso terrestre, qual è da sempre la Costa Azzurra, quanto per offrire un clima più mite e respirabile ai propri polmoni, aggrediti da un enfisema che lo tormentava da anni. Indubbiamente gli acrilici, la fiamma ossidrica, il bianco di zinco, il piombo, le vetroresine, la grafite, le gomme, il poliuretano espanso, il ferro e l'acciaio ossidati e la pomice, che erano i suoi ingredienti abituali per lavorare, hanno avuto una parte non trascurabile. Laureatosi in medicina nel 1940, fu arruolato come ufficiale medico nella guerra appena iniziata e fatto prigioniero dagli alleati in Tunisia nel 1943, veniva rinchiuso nel campo di Hereford in Texas, dove era stato confinato anche lo scrittore trevigiano Giuseppe Berto, di un anno più anziano. Là scopriva la propria vocazione pittorica e iniziava a dare corpo a quelle lacerazioni violente che si profilavano come metaforici gridi di disperazione, come urli liberatori, con l'avvampo di rossi violenti e con grumi di nere caligini schiumose. Dalle iniziali muffe e dai catrami, egli andava orientandosi verso una sostanza visiva più composita e complessa, affrontando il pubblico nel 1947 con una mostra personale alla Galleria La Margherita di Roma, dove a presentare Burri c'erano i poeti Libero De Libero, nato nel 1906 a Fondi, in provincia di Latina, e Leonardo Sinisgalli, nato nel 1908 a Montemurro, in provincia di Potenza, laureato in ingegneria ed approdato anche, come Burri, su lidi completamente diversi dall'iniziale formazione professionale. Cominciavano ad essere conosciuti i tipici sacchi di juta lacerati, bucherellati, corrosi dalla fiamma, invasi da vigorose colate di pomice e di colori incendiati da dense striature di fuoco e da condensate agglutinazioni polimateriche che sarebbero stati proposti a maggio dell'anno seguente nella stessa galleria romana e nel mese di settembre alla galleria dell'Angolo di Città di Castello, dove Burri sarebbe tornato con nuovi lavori nel 1949.
con il titolo Neri e Muffe, nel gennaio del 1952 la Galleria dell'Obelisco di Roma accoglieva altri lavori di Burri, il quale ad aprile presentava 13 lavori a Venezia nelle sale della Galleria d'Arte Contemporanea. Nel 1951, con altri pittori, tra cui Ettore Colla e Giuseppe Capogrossi, aveva firmato il manifesto del gruppo Origine e presso la romana Fondazione Origine esponeva nuovamente, presentandosi poi nel 1953 alla Framkin Gallery di Chicago e alla Staple Gallery di New York, cui sarebbe succeduta una serie frenetica di esposizioni tenutesi in Italia e fuori dai confini nazionali. Tra il 1955 e il 1956 fu per 7 volte al centro di mostre statunitensi, seguite da quelle a Venezia e a Parigi, dove fu presentato da Michel Tapie, ambedue del 1956. L'anno dopo era Milano ospite della Galleria del Naviglio, dove veniva presentato da Pierre de Mandriarg, ancora a Roma, poi alla Galleria La Loggia di Bologna, presentato da Francesco Arcangeli, e alla Galleria La Bussola di Torino, dove sarebbe tornato nel 1965. Dal 1957 al 1958 ancora 6 mostre negli Stati Uniti, quindi alle Gallerie La Tartaruga e La Salita di Roma, famose per aver dato accoglienza anche a Mario Maffay, Giulio Turcato, Giosetta Fioroni, Mario Schifano, Tano Festa, Piero Manzoni, Mario Ceroli, Giannis Kunellis, Leoncillo Leonardi, Pino Pascali, Salvatore Scarpitta, Umberto Mignardi e tanti altri principali esponenti dell'arte contemporanea. L'approccio di Burri con la materia trattata aveva comunque qualcosa in attinenza con la componente medica, individuabile soprattutto in quel suo indagare ossessivo, maniacale, spasmodico, persino morboso, proteso a cogliere il nucleo vitale che gli facesse intercettare ed isolare il male del mondo, perché, come è stato detto, la sua attività aveva tutti i caratteri della ricerca di vere e proprie patologie nascoste. L'amico e compagno di prigionia Giuseppe Berto, che da quell'esperienza sarebbe tornato profondamente provato, ricordava che, all'epoca di quella permanenza forzata in Texas, Burri, accostandosi all'arte, disgustato dall'umanità, decise di lasciar perdere le persone e curare invece le cose. E dell'uomo del nostro tempo, devastatore perverso, sistematico, incosciente e dissennato del proprio spazio fisico ed esistenziale, Burri non ha mai avuto un concetto edificante ed era solito dire: «Quando mi chiedono di spendere il mio nome per qualche battaglia in favore della salute e della salvezza dell'umanità, dico di no. Forse l'uomo non se lo merita. Nel 2000 non ci sarà più niente». Le squarciature, gli strappi, i rattoppi, le combustioni di Burri sono infatti da intendere come ferite scoperte e sanguinanti, una denuncia categorica della follia dei nostri giorni, con sempre minori possibilità di futuro e con sempre più labili speranze di sopravvivenza. È una simbologia cupa e terrificante, cruda e cruenta di un modo di vivere adottato da una società, la quale ha imboccato la strada dell'autodistruzione.
è una sequenza di finestre dischiuse sull'imbecillità dei nostri simili, i quali non si accorgono di uno spettacolo tragicamente evidente. Quel sangue che ora essi osservano con fastidio e con scellerata indifferenza, domani potrebbe essere il loro. Non ci si rende conto che quelle piaghe suscitanti una spiacevole sensazione di purulenza potrebbero rivelarsi incurabili e foriere di un'infezione mortale epidemica, coinvolgente l'intera collettività. E a tale riguardo, in una mostra romana del 1960, non mancarono coloro che sollecitarono un'interpellanza parlamentare e denunciarono l'evento all'ufficio di igiene della capitale. Potremmo affermare anche noi, come qualcuno ha fatto, che un pittore tradizionale, di quelli spesso inutili, indottrinati di scolasticità, insulsi e presuntuosi che bivaccano nelle obsolete accademie, non sarebbe mai stato capace di tanto, giacché in Burri si avverte il dolore dell'anima ferita. E perché ciò avvenga, occorre avere la consapevolezza costante di avere dentro di sé un'anima. D'altronde, egli non si è fermato alla provocazione gratuita e limitatamente concettuale di Lucio Fontana, né alla colloquialità criptica e iniziatica delle allegorie visive di Giuseppe Capograssi, né si è arenato alla rassegnata, supina accettazione dell'angoscia cosmica che permea le straziate superfici telate di Emilio Vedova. Burri ha voluto andare oltre, radiografare il malessere avanzante della propria epoca e ha proiettato in primo piano i grumi di endemica putrefazione che pullulano sempre più pericolosamente in un contesto sociale malato di deliranti nullità, di velleitarie inconsistenze. Lo stesso utilizzo delle componenti emblematiche dei tempi in cui viviamo, plastica consumata o bruciata, cenci logori, oggetti dismessi, rifiuti di ogni foggia e tutto ciò che può richiamare il dilagante consumismo con raccapriccianti immagini di degrado, colloca Burri in una posizione di deliberata anarchia esecutiva, che è anche libertà totale di invenzione. E a mano che procedeva nel corso degli anni, egli è andato trattando composti polimaterici che si avvalevano della presenza di metalli, di spago, di acrovinilici, di oro in foglia, di cartone, di decollage, dei celotex intarsiati, ossia pannelli di truciolati che andavano ad aggiungersi ai legni manipolati in tutte le possibili soluzioni o alle resine, con o senza l'intervento plasmante della fiamma acetilenica, ai gobbi, ai cretti, di cui è rappresentativo quello imponente realizzato nel 1985 a Gibellina, in provincia di Trapani, drammaticamente distrutto nel terremoto. È una colossale operazione condotta da Burri sul paesaggio devastato in quella fatidica piana, e il cretto o crepa diventa architettura, quasi figurazione della terra che ha tremato, come è stato evidenziato, percorso dove si ritrovano le vecchie strade, labirinto della memoria che ripropone nuova vita. Burri vi lavorò fino a luglio del 1989, avendo a disposizione un'area di circa 12 ettari, utilizzando le macerie accorpate in blocchi e ricoperte di cemento bianco, trasformando così monumento artistico 70.000 metri quadrati di territorio.
In nessuna composizione di Burri compare mai l'uomo, ma le nefaste azioni da lui compiute parlano in sua vece, e l'artista umbro lo fa parlare per mezzo di quei materiali così sinistramente legati all'immagine greve e avvilente dell'opacità in cui si consumano le stagioni di questi anni convulsi, dove si ricorrono, in drammatica vertigine, comportamenti intrisi di brutalità, di violenza e di cinismo, grazie ai quali la vita non ha più senso, se non quello di annunciarsi come morte e dolore, che Burri ha saputo icasticamente, genialmente, quanto profeticamente rendere, in tutta la loro struggente e sofferta consistenza.